Salmastro. Pizzeria Salmastro, l'inaugurazione con Matteo Tortolini. Matteo Tortolini, buonasera. Abbiamo già degustato la pizza e non solo. Raccontaci un po' di questa nuova realtà qui a San Vincenzo. Sì, per noi è una grande scommessa, crediamo molto in questo territorio, naturalmente nella realtà nel comune di San Vincenzo, dove c'è un tessuto turistico molto forte, soprattutto durante la stagione estiva, ma si sta cercando di allungare, quindi abbiamo deciso di dare il nostro contributo. Noi siamo una cooperativa, esiste dal 1980, abbiamo deciso di imbarcarci in questa nuova scommessa. Come azienda abbiamo oltre 100 dipendenti a tempo indeterminato, lavoriamo nel campo dei servizi. Questa è una nuova linea della ristorazione su cui crediamo fortemente, in una città appunto che ha una forte vocazione turistica. Ci metteremo e ci mettiamo il nostro massimo impegno con professionalità del settore. Facciamo pizza a un forno a legna, ci caratterizziamo sulla cucina di pesce prevalentemente toscana, ma non solo, c'è anche un po' di carne naturalmente per chi c'è. In più abbiamo inserito questa novità, esposizione di arte contemporanea che inizia con il pittore Carlo Guarneri, in cui sono esposti 4 oli attualmente, e per cui ci sarà un binomio fra arte, cultura e enogastronomia mescolati appunto con la nostra storia e con la nostra identità di cooperativa. Per cui vi invitiamo a venire a trovarci, a mangiare al nostro ristorante. Quindi siamo a Via della Principessa? Sì, siamo a Via della Principessa, siamo alle porte del comune, dell'area urbana di San Vincenzo, per cui siamo preparati e attrezzati per accogliere i turisti, ma anche i cittadini del nostro territorio. Beh, facciamo un giro per la sala e poi vediamo con il nostro pizzaiolo Nadil. Con il nostro pizzaiolo Nadil la preparazione di una pizza. Va bene, grazie mille. Ciao, grazie.